E incominciamo a accorgerci di una cosa. Cose non sono sempre come sembrano e anche le cose non sono tutte quelle che si assomigliano, non sono tutte uguali. Chissà quante volte avete chiuso gli occhi e fatto una pratica, la possibilità di cogliere la differenza che fa la differenza. Questa pratica non pratica che in BTS si chiama il trance essenziale. Ti dice questo. Intanto sappi che l'intento di ogni pratica è quello che tu non debba più farla. L'intento di ogni pratica è trascendere se stessa, cioè farti accorgere che sei già dove devi essere. Quindi cominciamo da lì. Io sono a casa. Ovunque io sia, qualsiasi cosa io stia pensando, sentendo. Qualsiasi situazione mi abbia portato qui, qualsiasi dramma io abbia intorno a me, o qualsiasi gioia io abbia intorno a me, sono a casa. E questo è un fatto evidente. Se tu vuoi vederlo, questo è evidente, sei a casa. Ovviamente questa è una metafora, spetta a noi comprendere, ok? Diamo un po' di contenuti a questo sono a casa. E lo possiamo dare solo con metafore, atti poetici. Sono a casa, per esempio, la madre terra sotto di me mi sostiene. Se io scelgo di non dare attenzione e energia a tutto quel rumore dei pensieri, è certo che ci sono delle connotazioni meditative, no? Ma scegliere di accorgermi che la madre terra mi sta sostenendo, do un'opportunità alla mia consapevolezza per accorgermi, la madre terra mi sta sostenendo. Tutto succede, ma io sono come lo specchio che riflette tutto ciò che sta succedendo. Ogni contenuto che vive dentro di me non sono io. Io sono quell'essere che lo contiene, che lo riflette. E questo essere non ha confini. Sono a casa e questo essere a casa è quindi essere alla sorgente. Questo essere a casa non è statico, ma è un flusso che mi pervade. Sono pervasa, pervaso da un flusso. Sta a me accorgermelo, scegliere di accorgermene. Scegliere di dare valore a questo flusso essenziale che mi pervade. Quanta importanza hanno gli eventuali problemi o rumori? E quanta importanza decido di dare al flusso? A questo punto possiamo chiamarlo sé, senza spazio e senza tempo, che mi pervade, mi accoglie, mi nutre, mi sostiene, mi cura. Perché un'altra caratteristica di questo flusso è che è armonico e armonizzante. Olotropico, direbbe Grof, porta verso l'armonia. È come se mi dicesse, lascia tutto e seguimi, già sentita questa frase. Quindi sono a casa. E quando io sono a casa cosa faccio? Quando io arrivo alla sorgente, sono assetato, arrivo alla sorgente, che faccio? Scelgo di bere la sorgente. Cioè, resto. Da una parte scompaio, cioè scompaio da tutti i rumori perché sto scegliendo la sorgente, casa, il sé. E dall'altra scelgo di restare qui, ad abbeverarmi, a lasciarmi pervadere. Quindi scompaio al rumore, a tutto quello che succede. Non lo scelgo perché scelgo la sorgente. Due, resto a lasciare agire questo sé sorgente dentro di me, questo principio armonizzante. E tre, io divento questo, mi accorgo che non c'è separazione, che questo sé essenza che fluisce, sono io stessa, io stesso. L'osservatore è la cosa osservata, il processo del sé essenziale. Sono io. Anzi, è l'essere. Quindi scompaio, resto, divento. Ricordiamoci queste tre parole. Scompaio, cioè rinuncio a nutrire qualsiasi altra cosa, lo lascio dov'è. Che importanza tu puoi dare a un'ombra sul muro o a un riflesso nello specchio? Scelgo di restare in contatto con la forza che sta agendo e divento questa forza.
Adesso esploriamo in silenzio per qualche minuto. Abbiamo questa triade a disposizione. Se avessi difficoltà, scompaio, cioè faccio lo zero. Resto lì dove sta succedendo qualcosa. E mi accorgo che io sono, e quindi divento questo flusso. La cosa importante che io comprenda da subito è che è vero che sembra una pratica, ma scomparire, restare e fluire è qualcosa che io posso fare in ogni istante. Quindi anche adesso che apro gli occhi non cambia niente. Resto scomparso, a restare e a fluire, mentre ritorno qui a guardarci con la prima attenzione. Rientro in contatto con il mondo. Con la seconda attenzione mantengo questo scomparire, restare e fluire. Capisci che se io la ritengo una pratica, poi la pratica finisce e io torno ad occuparmi dei miei problemi. Se io mi accorgo che questo è sono delle skills, è qualcosa che io posso attivare, la capacità di restare, cioè di scomparire, di restare, di fluire con. Ecco che questo avviene in ogni momento, è un processo che si rinnova in ogni istante. E la BT ti dice, guarda che
Se non fai questo, tutto il resto vale meno. E se fai questo, tutto il resto vale di più. Quindi ricordati, questo inizio sarà il durante e sarà la fine, perché il sé, concetto chiave per noi, è senza spazio, senza tempo e è soggetto. Quindi si rinnova in ogni istante, qui in ogni istante noi possiamo stare nel sé, scomparire, restare e fluire è una tecnologia per essere nel sé. Questo è quello che in BTS si chiama il trance essenziale.